Le Fraghe, un'azienda che nella tradizione ha cercato la strada abbinandola all'innovazione sulla qualità, ma anche su alcune modalità nuove di presentazione del prodotto. Tra queste c'è ad esempio 2 anni fa l'esperienza del tappo a vite. Come funziona oggi con i consumatori? Direi che funziona bene, sono stata molto contenta sia del risultato qualitativo, perché ho visto che i vini invecchiano, hanno un'evoluzione molto migliore, mantengono soprattutto il chiaretto, mantiene meglio il suo colore e i suoi profumi, che sono la cosa, il colore è la prima cosa che un cliente vede quando prende in mano la bottiglia. E i profumi sono la prima cosa che ti dicono qualcosa del vino, perché il vino subito si sente al naso. Ma il mercato ha riconosciuto questa innovazione o la guarda ancora con un po' di sospetto? No, devo dire che col chiaretto è andata benissimo, perché forse il chiaretto viene visto molto come vino tecnico, per cui non c'è, a parte un solo cliente che mi ha detto no, tappo a vite non lo voglio, mi ha fatto rimandare via indietro il vino che avevo già consegnato in cantina, per cui me lo ricordo molto bene, ma gli altri l'hanno accettato sia in Italia che all'estero, anche la ristorazione, devo dire anche in Italia l'ha presa molto bene. Intanto però resta l'unico produttore che fa questa scelta per il Bardolino. Credo che ci sia qualcun altro che la fa, ma solamente per i mercati esteri, mentre io sul chiaretto l'ho fatta al 100%.